La condivisione con gli altri, con i ragazzi, con persone con disabilità per veicolare il messaggio contro la violenza sulle donne, il reinserimento sociale dei ragazzi con disabilità è, direi, molto importante. L'opera d'arte partecipata Filo Arcs, tessere di solidarietà, ha fatto tappa in Valdichiana al centro sociale Hauser di Terondola. Il progetto, che ha come partner Giustino Caposciutti, l'artista che da decenni è l'esponente principale in Italia di arte partecipata, è portato avanti dall'associazione Pronto Donna per sensibilizzare la cittadinanza sulla piaga della violenza di genere. La violenza sulle donne non accenna a diminuire. Nel periodo del Covid sono diminuiti tutti i reati, compresi gli omicidi, mentre i femminicidi sono aumentati. È evidente che è un problema talmente radicato culturalmente nella nostra società che ha bisogno di interventi strutturali, ha bisogno di interventi pensati esclusivamente per questo tipo di tematica. E oggi veicolare il messaggio attraverso il linguaggio dell'arte, cioè quale messaggio? Il messaggio che è necessario il contributo di ciascuno di noi per sconfiggere questo problema. Ragazzi, ragazze, uomini e donne.